Come già avvenuto a settembre, il capogruppo PD evita la caduta di Mario Bruno, stavolta su alcune variazioni di bilancio. Il suo voto favorevole risulta decisivo. Chieste le dimissioni del sindaco, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Nel TG le immagini del Consiglio. Tra le reazioni alla seduta di ieri, da registrare quelle di Forza Italia, con il capogruppo Maurizio Pirisi che dice: è stata fatta chiarezza, ora il PD è in maggioranza. E dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi da alcuni comitati di borgata, prove di dialogo con l'amministrazione sul piano della bonifica. Sbloccate le osservazioni, assicurano dal comune, non sarà necessaria una riadozione del piano. Un saluto a tutti voi e ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete visto dai titoli, la politica in primo piano è la seduta di ieri del Consiglio Comunale, perché così come è avvenuto lo scorso settembre, il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi è risultato decisivo per evitare la caduta del sindaco. Con il proprio voto favorevole, infatti, ha permesso alla maggioranza di avere i numeri necessari per approvare una delibera riguardante alcune variazioni di bilancio e successivamente il piano della protezione civile, bilancio consolidato e piano delle partecipate. Come è avvenuto l'11 settembre, anche ieri Pirisi ha chiesto le dimissioni del primo cittadino. Bruno, dal canto suo, ha garantito che nel più breve tempo possibile formalizzerà le proprie dimissioni per cercare di costruire una nuova maggioranza e giunta con l'azzeramento di quella attuale. È inevitabile che si guardi però soprattutto ora al congresso del PD in programma tra 10 giorni, che potrebbe risultare decisivo in tal senso. Particolarità di ieri era la presenza di tutti e 25 i consiglieri comunali, cosa che non era mai accaduta negli ultimi mesi. Ma rivediamo allora quanto avvenuto appunto ieri in aula, in modo particolare l'intervento di Mimmo Pirisi, che ha chiesto le dimissioni del sindaco, e la replica di Bruno. Credo che sia arrivato un momento che lei capisca, e l'ha capito, che debba rassegnare le dimissioni brevissime. E questo credo che l'abbiano capito, l'abbia capito lei, la sua giunta, l'intero Consiglio Comunale, credo anche l'intera città, e credo che l'abbia capito anche l'intero Partito Democratico. Compresi gli organi del partito. Quindi io mi aspetto da lei un senso di responsabilità nei prossimi giorni, proprio per rivedere, qualcuno dice ancora, la politica è fatta di tempi, la politica è fatta di momenti, la politica è fatta di mediazioni, anche di cicciantroni, e qualche volta anche di coraggio. Spesso. Perché il bene comune è quello della città. È quello che tutti i consiglieri comunali dovrebbero avere in primo piano. Quindi, in base a quello che dirà signor sindaco, io dichiarerò il mio voto. Però io credo che sia arrivato il momento di fare questa scelta forte. Consigliere Pirisi, primo Pirisi, ribadisce ciò che aveva già detto in quest'aula, chiede che il sindaco rassegni le dimissioni in tempi brevi, ragionevolmente brevi, più brevi possibili, per provare a costruire un quadro di centro-sinistra, per capire se in quest'aula c'è la possibilità di andare avanti in questi 20 mesi per costruire un quadro di centro-sinistra e poter continuare a portare avanti questi progetti che guardano i problemi di questa città importanti, con quelle priorità che vi ho detto, ma guardano anche, alzando lo sguardo, la prospettiva e il futuro. Io credo che queste condizioni ci siano. Questo lo dico qui in aula, lo dirò in tutte le sedi dove sarò invitato, compreso i congressi di partito se sarò invitato. Lo dirò e cercherò di far capire che forse un commissario fino a giugno prossimo non è utile alla città. Poi questo consiglio sovrano. E quindi attraverso un voto
io le invito il consigliere Pinisi a votare a favore di questo atto, di questo atto e di quelli che seguiranno oggi, così come invito tutti i consiglieri a farlo. Nei prossimi giorni io formalizzerò le dimissioni, prenderò i 20 giorni che servono, perché io credo che non può essere questa la conclusione di questa consigliatura. Quindi farò tutto ciò che è possibile, democraticamente possibile, per ricostruire una maggioranza, una giunta. Evidentemente con le dimissioni c'è anche l'azzeramento della giunta. Una giunta che possa portare a termine un lavoro che dal mio punto di vista, dall'osservatorio che rappresento, è un lavoro importante, grazie a tutti coloro che hanno lavorato, a partire da ciascun consigliere comunale, fino a ciascun cittadino che ha dato dimostrazione di coesione sociale e di grande attaccamento alla propria città. Loi. No. Marino. No. Piras. No. Sarais. No. Camerara. No. Pais. No. Tirisi Maurizio. No. Daga. No. Elisi Beniamino. Sì. Ferrara. No. Porfu. No. Murina. No. Ragione. E abbiamo visto allora anche il momento del voto ieri nell'aula di via Columbano. Questa mattina invece abbiamo intervistato il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Pirisi, che ha commentato così l'esito appunto del voto. Maurizio Pirisi, ripartiamo dalla seduta del Consiglio Comunale di ieri, è stato ancora una volta determinante, possiamo dire, il capogruppo del PD Mimmo Pirisi, che stavolta ha votato sì. Sì, io posso dire che continua la triste telenovela algherese, siamo arrivati alla ennesima puntata, non so quante ce ne saranno ancora, però ieri effettivamente si è certificato il passaggio del PD algherese nell'ambito della maggioranza di Mario Bruno. Non può essere diversamente, visto che il capogruppo del PD, Mimmo Pirisi, ha votato sì, ovvero in maniera favorevole, su un ordine del giorno previsto dall'ordine dei lavori del Consiglio. Questo sta a significare che finalmente c'è chiarezza, in una situazione che però a nostro avviso non vede né vinti né vincitori, vede solo un grande sconfitto e vi dirò chi è il grande sconfitto. Non ha vinto Mario Bruno, che suo malgrado, per poter andare avanti senza avere più numeri, si è trovato costretto ad ingaggiare quelli che sono stati in questi 3 anni i suoi maggiori antagonisti nell'ambito dell'attività governativa algherese, non ha vinto il PD, che ha perso le elezioni nel confronto con Bruno e oggi, attraverso chissà quale mediazione cagliaritana, si trova a fare da bastone alla maggioranza di Mario Bruno. Non ha vinto nessuno, però c'è qualcuno che ha perso. E ha perso la nostra città, ha perso Alghero, che ancora una volta, a causa di queste dispute indiscriminate, continua ad essere penalizzata in quella che è la quotidianità, in quella che è l'attività, in quella che sono i programmi amministrativi. Ieri il sindaco, per giustificarsi alla fine della serata, alla fine del primo voto previsto all'ordine del giorno, ha fatto una sua dichiarazione sulle grandi incompiute algheresi che presto saranno portate a termine. Guardate, io credo che Alghero, la nostra città, non creda più a queste cose, non creda più ai proclami, non creda più alle dichiarazioni che non hanno poi contenuti reali. Si vive così, si vive la giornata, si vive cercando anche un pochino di prenderci in giro, pensando che domani sarà un giorno migliore, però la realtà è la nostra quotidianità, è sempre più triste purtroppo. E altre reazioni ovviamente le raccoglieremo domani nel nostro telegiornale. Ci fermiamo ora per una prima pausa. Il piano di rete ospedaliera torna in aula dopo che la scorsa settimana il Consiglio regionale si è fermato all'esame del quarto capitolo. Questa mattina la Commissione Sanità ha analizzato meglio gli ultimi 30 dei 660 emendamenti presentati dai vari gruppi politici. Nel pomeriggio invece si riunisce il Consiglio che esaminerà il quinto capitolo, ovvero la rimodulazione dei presidi ospedalieri rispetto ai territori di riferimento, e il sesto capitolo, modello di riferimento e obiettivi di riordino, che comprende
tra l'altro la tabella che assegna i livelli e vari presidi. C'è attesa per capire se passerà l'emendamento riguardante Alghero Ozieri con il primo livello dal 2018 e il successivo monitoraggio, come annunciato dall'assessore regionale Arru. Le opposizioni, una su tutte Forza Italia, invece chiedono la classificazione di primo livello per il presidio di Alghero e Ozieri sin da subito. E sono trascorsi oltre 3 anni dall'inizio della legislatura, ma della nuova legge urbanistica non c'è traccia. Così Marco Tedde, vice capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. Una manutenzione del PPR dopo 7 anni è necessaria, ancor più importante è approvare una legge urbanistica. Queste erano le parole del presidente Pigliaru, riportate nel suo programma elettorale. Parole che, denuncia Tedde, sono rimaste lettera morta e che contrastano con la realtà. Siamo preoccupati in quanto non manca ormai molto la fine di questa legislatura, che scadrà nel febbraio 2019, un termine apparentemente lontano che, considerata l'indifferenza fino ad oggi mostrata dall'amministrazione regionale sulle sorti della nuova legge urbanistica, porta a ritenere che non avremo molto tempo per approvare una legge troppo importante per essere trascurata. La preoccupazione è anche legata ai contrasti e alle contraddizioni che continuano a caratterizzare la maggioranza di centrosinistra e l'amministrazione Pigliaru, che non lasciano presagire niente di positivo. Per queste ragioni, prosegue il consigliere regionale di Forza Italia, chiediamo di discutere immediatamente in consiglio la nuova proposta della legge urbanistica che galleggia nei tavoli dei salotti ambientalisti ma non arriva in aula. Noi proporremo emendamenti migliorativi che abbiamo già predisposto. Amministrazioni locali, imprenditori, balneari in particolare, operatori dell'indotto, attendono ormai da più di 3 anni di poter contare su un quadro legislativo chiaro, definitivo, adeguato alle dinamiche e alle sfide che i mercati pongono. In questo scorcio di legislatura faremo la nostra parte, ma ciò che più conta, conclude il consigliere regionale algherese, è che l'amministrazione Pigliaru si ponga all'obiettivo di approvare il nuovo strumento legislativo come obiettivo prioritario da raggiungere entro il 2017. E cambiamo argomento. Dopo il no a Mondo Rurale da parte di alcune borgate, il sindaco Mario Bruno sabato scorso ha incontrato i rappresentanti di Guardia Grande, Sassegada, Maristella, Comitato Zonale Nurra, per parlare del piano di conservazione e valorizzazione delle aree di bonifica. Un incontro molto positivo, ha detto il sindaco, sotto attacco però da parte di Forza Italia. Ha voluto incontrare i rappresentanti delle borgate, arrivando pure a ringraziarli per aver sollevato la polemica legata al mancato mantenimento delle promesse, dicono, dal Partito Azzurro. Le polemiche sono subito servite, o almeno è quanto sperano i diretti interessati, ossia i rappresentanti di Guardia Grande, Sassegada, Maristella, Comitato Zonale Nurra, che sabato scorso hanno incontrato il sindaco Mario Bruno insieme all'assessore alle attività produttive Ornella Piras per parlare del piano di conservazione e valorizzazione delle aree di bonifica. Incontro arrivato dopo il no a Mondo Rurale da parte di alcune borgate. Una riunione molto positiva hanno fatto sapere dal comune, che ha spiegato si è partiti da un proficuo esame del rapporto con la regione, verificato da Mario Bruno nei giorni scorsi a Cagliari. Si sono affrontate osservazioni fatte dalla regione, ha dunque spiegato il primo cittadino di Alghero, osservazioni che si possono ridurre a un paio di considerazioni sostanziali che Cagliari ha posto, che sono state affrontate e risolte, soprattutto nell'ottica del PAI. Nel corso dell'incontro sono state affrontate alcuni nodi importanti, sia quelli dell'edificabilità in agro nelle borgate, della stessa configurazione di attività agricole delle imprese, sia anche attività di coloro che risiedono nell'agro ma non necessariamente svolgono attività agricole. Si è anche affrontato il tema della compatibilità idraulica di aree, ha detto Bruno, che verrebbero urbanisticamente affrontate consentendo la classificazione in zona E, zona agricola, anche per le aree che da un primo esame venivano assunte come H3, cioè come salvaguardia assoluta. Dal punto di vista urbanistico tutti gli atti sono a buon punto, hanno spiegato dal comune, il quale ha rassicurato che il rapporto con i comitati e i loro tecnici proseguirà nell'analisi delle osservazioni per arrivare in tempi rapidi all'approvazione del piano di bonifica. Non sarà necessaria una riadozione, come sembrava in una prima fase, ha affermato Bruno. L'adozione, quella fatta a suo tempo in Consiglio Comunale. Preso atto delle osservazioni, data risposta alle stesse, conclusa la pianificazione con la Regione, si andrà velocemente all'approvazione, ha concluso il sindaco. Sabato prossimo sarà predisposto anche un cronoprogramma preciso. Intanto Forza Italia va all'attacco. Appare palese il suo intento di prendere e perdere tempo alla ricerca di un consenso personale ormai sempre più evanescente.
sicuramente al pari della sua non politica. Ma non basta, infatti pure sabato ha voluto incontrare i rappresentanti delle borgate, arrivando pure a ringraziarli per aver sollevato la polemica legato al mancato mantenimento delle promesse sul piano della bonifica. Parliamo ora invece di trasporto aereo, perché come è noto la nuova continuità territoriale prenderà il via il prossimo 9 novembre, quindi tra un mese esatto, solo per Olbia Alghero, però con una possibile proroga invece per Cagliari, considerando che il bando è andato deserto. Come segnalato nel nostro telegiornale, per quanto riguarda Alghero, dove opererà Blu Air, i biglietti non sono ancora in vendita e dunque non è possibile programmare i viaggi dal 9 novembre in poi. Bisogna attendere alcuni passaggi burocratici, come la firma delle convenzioni di servizio, che potrebbe arrivare questa settimana, almeno questo è l'auspicio delle tante persone che hanno protestato per l'impossibilità di prenotare appunto un viaggio per Roma o Milano da novembre. Abbiamo inviato la programmazione invernale estiva alla regione insieme a tutti i documenti che ci sono stati chiesti, siamo in attesa del via libera da parte dell'assessorato, ma non dovrebbero esserci problemi, ha dichiarato in data al proposito al quotidiano L'Unione Sarda Mauro Bolla, manager di Blu Air per il mercato italiano. Capisco i disagi, visto che non si possono ancora prenotare i biglietti, ma garantisco che anche per noi questo è un problema. I voli si potranno acquistare non appena firmeremo la convenzione con la regione. Mi auguro che ci siano buone notizie già nel corso di questa settimana, poi aggiunte. Allora speriamo che davvero si sblocchi la situazione, perché possiamo dire sicuramente che è un ritardo non accettabile. E ora ci fermiamo invece per un altro break. Chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport, con un'intervista. Siamo andati nella palestra, Training Sparta, perché alcuni atleti del team hanno partecipato a delle gare di beach brawl ottenendo buoni risultati, in particolare nell'ultima gara a Portoferro. Novità anche per l'affiliazione alla sezione Braccio di Ferro Italia. Sentiamo allora Marcello Manca ed Eliana Salaris. Noi da Training Sparta da poco abbiamo fatto due ottime gare, diciamo, posizionandoci in un buon posto, e soprattutto all'ultima fatta a Portoferro, prendendo un secondo posto, che diciamo sofferto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta con un grande team a fianco, che ci confortiamo uno con l'altro come una grande famiglia, e speriamo adesso di andare avanti sempre con grande orgoglio, come abbiamo sempre fatto, con il nostro team. Sì, noi ringraziamo in particolare il nostro capitano che ci ha portato avanti in questa bellissima esperienza. Vorrei ringraziare anche gli altri due partecipanti del team, che sono Davide Busdraghi e Teresa Piras. Abbiamo avuto un ottimo risultato tra gli uomini, il coach è arrivato secondo, Davide tredicesimo come personale, e tra le donne io e la mia collega Teresa abbiamo fatto nono e decimo posto, quindi siamo molto orgogliosi e soddisfatti della nostra seconda gara, con gente professionista nel settore, quindi speriamo di andare avanti e di ingrandire la squadra, il team. Il coach vorrebbe anche aggiungere una novità della palestra. Sì, ci siamo affiliati alla sezione Braccio di Ferro Italia, dove è una disciplina che porteremo avanti in tutta la Sardegna e soprattutto ad Alghero. E per oggi è tutto, ora come sempre le previsioni del tempo per domani. Grazie per l'ascolto e arrivederci.